E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video. Oggi parliamo di come risparmiare gigabyte sul proprio dispositivo Android. Ovviamente siete liberi di seguire o non seguire questi consigli, io ve ne propongo per lo specifico 8 e vedremo dunque come è possibile addirittura andare a dimezzare l'uso mensile di questi famosissimi gigabyte, rete dati, dati mobili, non so come volete chiamarli, li chiamiamo. La descrizione. Mi raccomando, trovate il link al mio canale Telegram, oltre che a quello Facebook, tramite il quale, anzi all'interno del quale, partecipare a quello che è il nuovo contest creato da me qualche giorno fa, dove si può vincere un fantastico powerbank 3.0 da 16.000 mAh, che vi invierò a spese mie a casa vostra. Per partecipare andate sempre nel canale. Bene ragazzi, dopo questa breve introduzione possiamo partire con il primo consiglio utile per risparmiare dati mobili su Android. Come primo consiglio, quello che vi posso dire è di scaricare questa fantastica applicazione il cui nome è NetGuard. Si scarica praticamente sul Play Store in maniera gratuita e ci consente, come vi illustro adesso all'interno di questo video, di bloccare quello che è l'utilizzo in background di molte applicazioni che, stando lì, seppur spente, se magari neanche noi le consultiamo, le apriamo e se comunque scaricano sempre dati. Ad esempio, l'applicazione più must have per quello che è praticamente il consumo dati all'interno di un dispositivo che può essere iOS o Android è proprio Facebook. Io ho fatto così con la mia applicazione, adesso ve lo mostro, e la cosa fondamentale però da dire è che una volta fatto ciò, l'applicazione non andrà più a scaricare i dati in background, cioè fino a che voi non aprite l'applicazione stessa e dunque magari non vi arrivano le notifiche. A me di Facebook non interessa nulla, ho trovato un forte aumento di batteria addirittura oltre che a quello del consumo di dati di rete mobile e di conseguenza ne ho usufruito. Passiamo al secondo metodo. Il secondo metodo può sembrare banale per chi ama smanettare col proprio smartphone Android, ma è un'informazione che non tutti conoscono, e cioè come scaricare le applicazioni dal Play Store o aggiornarle soltanto in rete Wi-Fi, cioè spesso e volentieri usciamo di casa, si aggiorna un'applicazione, ma toc, ecco la rete mobile, il che significa che abbiamo consumato dati molto importanti, perché ogni applicazione può arrivare ad aggiornamenti il cui peso avanza anche di 50 MB, il che significa che 10 applicazioni ce ne consumano 500. Come si fa? Come mostrato sempre nelle immagini, basta andare sul Play Store, nelle impostazioni del Play Store come vi sto mostrando, e dovete tappare sulla voce di cui accanto a me. Potete leggere. Molto bene, passiamo al terzo metodo. Il terzo metodo si riallaccia al primo, e cioè possiamo andare nelle impostazioni del nostro dispositivo Android e controllare quale applicazione consuma più dati mobili. Una volta trovata, possiamo ritornare con l'applicazione scaricata al punto 1 di questo video e bloccarla in background. Questo è molto utile perché io, ad esempio, per un mese ho avuto il consumo di dati mobili in una maniera straordinaria, addirittura 5 giga al giorno, e non riuscivo a capire. Io nella promozione ne ho 8, di conseguenza poi sono rimasto quel giorno. Per un mese, poi da lì a quel giorno, un mese senza dati mobili. Ebbene, una volta tappato sulle applicazioni che ci interessano, che quindi sono date in scala dalla posizione 1 all'ultima posizione in funzione del consumo di dati che essa fa, possiamo capire quanto consuma, perché la consuma e possiamo successivamente andarla a bloccare. Ovviamente seguite sempre la guida nel video. Quarto metodo. Quarto metodo molto importante è usare Google Chrome. Ovviamente anche altri browser possono permettere una cosa del genere, quella che per l'appunto andiamo a mostrare adesso, ma Chrome lo fa in una maniera davvero davvero egregia. È oltretutto un'applicazione by Google che viene aggiornata almeno una volta ogni 10 giorni, e questa è una cosa molto a suo favore. Molto semplice, Chrome si differenzia da altri browser per la sua performance nell'andare a risparmiare dati con una semplice impostazione attivabile, come potete vedere nel menu qui accanto. Ovviamente, una volta fatto ciò, dovete capire che andate a risparmiare sì dati mobili, ma le applicazioni, anzi le pagine che andrete a caricare di volta in volta durante le vostre ricerche, saranno magari prive di qualche immagine o comunque molto compresse, il che significa che il contenuto scritto è sempre lo stesso, ma magari non vedete tutte quelle immagini lì accanto, o magari il telefono vi chiederà se volete scaricare quella pagina per intero. Beh, a mio avviso è un buon compromesso per risparmiare almeno 200 mega al mese, che comunque possono far tanto tanto gola a noi utenti. Passiamo al quinto metodo. Quinto
Quinto metodo è il metodo forse più importante. Per chi non lo sapesse, YouTube, che è la piattaforma video sul quale adesso mi state guardando, è l'app che nel vostro telefono consuma più dati dopo Facebook. Perché? Perché ovviamente quando andate a vedere in dati mobili un video su YouTube, voi che cosa fate? Se il video è grande, 500 mega, quello caricato dallo YouTuber, voi ovviamente andate ad utilizzare gran parte di quei mega. Non dico tutti, dipende da tanti fattori, ma comunque gran parte, che significa che con 5 video in un giorno potete finire la vostra promozione. Ebbene, se non volete utilizzare l'applicazione di YouTube o al massimo lo utilizzate in casi estremi, potete scaricare un'applicazione davvero fenomenale. L'applicazione in questione è Opera, Opera Browser, il che ci permette per l'appunto, dopo averla scaricata, di entrare nelle sue impostazioni e di tappare sulla voce compressione video YouTube per l'appunto. Cioè, soprattutto per YouTube, non significa che funziona solo per esso. Quindi significa aprire Opera, applicare questa impostazione, andare su YouTube da questo browser e vedere i video che più ci gustano. Ovviamente non cambia nulla dall'applicazione stessa, forse un po' di più l'immediatezza, ma basta inserire YouTube all'interno dei preferiti di Opera per tappare e ritrovarci subito all'interno del più grande social piattaforma video del mondo. Sesto consiglio. Il sesto metodo non è per tutti, ma è per coloro che utilizzano WhatsApp in chiamata. Bene, per chi non lo sapesse, all'interno delle impostazioni di WhatsApp, sempre come vedete al mio fianco, potete praticamente tappare su consuma dati ridotto. Questo significa che potete chiamare liberamente anche all'esterno di una zona wifi i vostri amici, i vostri cari, o anche videochiamarli, riducendo al minimo il consumo di dati. Ovviamente quel che va a decrementarsi è la qualità video o audio, o quantomeno comunque se voi avete una zona in cui il campo del vostro smartphone non è al massimo di quelle che comunicamente vengono chiamate tacchette di segnale, comunque per intenderci, allora lì magari potete perdere la chiamata, ma pazienza, voglio dire, comunque è un buon compromesso anche quello. Passiamo al settimo e l'ottavo consiglio che mettiamo insieme per concludere questa video guida. Settimo e ottavo consiglio sono: 1. Inviate dati con Bluetooth se potete, ma questo è scontato, molti di voi magari mi aggrediranno per ciò, però è una cosa che comunque vale la pena dire. E ultimo, ottavo consiglio, ma non meno importante degli altri, è quello di impostare un limite ai propri utilizzi dati. Si può fare con lo smartphone, adesso ve lo mostro come, sempre sulla mia sinistra. Ma la cosa importante da dire è che facendo ciò il telefono non consumerà più di questa soglia dati. Di conseguenza, se avete un consumo anomalo di dati, se il problema del vostro smartphone è quello che all'improvviso vi va ad addebitare consumi dati assurdi, di conseguenza cose che neanche voi sapete di dover utilizzare in quel momento, ebbene questa è la cosa giusta da fare. Tappate su questa voce, attivate il consumo dati in funzione della vostra promozione, ebbene avrete il consumo dati e di conseguenza il credito telefonico salvo. Bene ragazzi, siamo giunti dunque alla fine di questa lunga carrellata di consigli, spero che molti di voi la seguiranno, fatemi sapere qui nei commenti se il video vi è piaciuto, anche lasciando un bel like ovviamente, e scrivetemi quale di questi consigli andate ad utilizzare, seguitemi sulla mia pagina Facebook, venite a partecipare al concorso Telegram, se riusciamo a raggiungere la soglia di 20 partecipanti, per il momento siamo circa 10, avremo una cosa del genere, cioè un regalo gadget da parte mia a voi utenti, almeno una volta al mese. Fatemi sapere tutte queste cose nei commenti se vi aggradano e alla prossima puntata ragazzi!